Oggi nel corso della presentazione di Idea 360 ci sono state diverse domande da parte della rete. Devo dire che da un lato questo mi ha fatto estremamente piacere, abbiamo avuto anche un modo un po' nuovo di interagire. La rete ci ha chiesto di parlare di tanti temi e ha chiesto poi, ha fatto una serie di domande anche specifiche sul tema della proprietà intellettuale. Siamo qui adesso io e Marco Minghetti con Luca Perugini e Marco Zamperini che ci faranno proprio delle domande su questo tema, perché credo che sia molto importante chiarirlo il più rapidamente possibile. Grazie, passo la parola a Luca. Sì, salve, sono Luca Perugini. Io partivo dalla definizione che ha dato. Ha detto che chi vincerà il concorso alimentarsi bene per vivere meglio, grazie, e cederà la proprietà intellettuale. E poi collateralmente c'è anche un altro argomento che se ne stava parlando con Marco Zamperini sul vincolo di esclusività, diciamo, di presentazione. Allora, la cessione della proprietà intellettuale, il dubbio, perché dovrebbe essere fatto, anche se poi nel proseguo ho elaborato un pochino forse la vostra posizione, però il dubbio perché non venga posto in altri termini, come Creative Commons anche nel contesto di chi vince. Può essere ragionevole di cedere alla comunità l'idea, però l'impressione che ho visto anche altre persone della rete, BPI410 piuttosto che Plati Puzzen, che l'impressione che ne derivi soltanto un vantaggio di immagine per la fondazione. E per concludere, poi magari la sua risposta, tutto poi in realtà proprio dalla definizione, perché chi vince avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione dell'idea. Caspita, l'idea è come mettere al mondo un bambino, io lo educo, poi il bambino andrà avanti da sé, però l'ho messo al mondo, io lo educo, io non che forse avrò la possibilità di partecipare. Questo è il dubbio, grazie. Provo a rispondere alla domanda chiarendo alcuni concetti su cui già prima ho detto una serie di cose. Prima di tutto tenevo a specificare che la piattaforma Idea 360, il social media, è stato sviluppato in Drupal, quindi in open source. Secondariamente che sempre Idea 360 è sotto Creative Commons. C'è stata tra l'altro una domanda in rete, poi anche adesso credo Luca ha chiesto ma perché non lo fate in Creative Commons. Provo a spiegare perché, e lo voglio spiegare anche perché credo, come ho detto precedentemente, che sia fondamentale che tutti gli innovatori della rete o comunque tutte le persone che hanno delle idee sul tema del primo concorso partecipino. Innanzitutto ricordo che ci sono due fasi diverse. La prima fase è quella dell'elaborazione delle idee e della premiazione dell'idea vincente. La seconda è la fase realizzativa. Noi crediamo che chi partecipa, proprio perché, come ho detto, fa parte di un'intelligenza collettiva, se vince, premesso che riceve un premio di 5.000 euro, poi partecipi, chiarisco subito il punto, non è forse partecipa all'elaborazione del progetto. Allora, io immagino che in rete ci siano tantissime persone che hanno degli intenti assolutamente etici, ma quello che vogliamo è che l'idea che vince sia poi rimessa a disposizione attraverso la sua realizzazione della collettività. Non vogliamo che qualcuno possa, se l'idea, cioè noi faremo tutto il possibile per promuoverla, per svilupparla, per portarla avanti, non vogliamo che qualcuno poi venda l'idea a una terza parte. Questo ci sembrerebbe andare contro tutti i principi che hanno portato alla concezione e alla realizzazione di Idea 360. È per questa ragione che noi diciamo che l'idea va ceduta come proprietà intellettuale alla fondazione, che ribadisco, la fondazione è senza fini di lucro, quindi non un solo centesimo verrà speso per fare business rispetto a questa idea. Questo mi sembra che sia un aspetto importante. Chiudo e poi lascio la parola a Marco Zamperini.
c'è il tema dell'immagine, e qui devo dire, devo dare una risposta coerente e corretta, che tutto questo abbia anche dei benefici di immagine per la fondazione, è vero, però credo che sia così per qualsiasi progetto, non dà dei benefici, né mai avremmo messo in piedi un progetto come Idea 360 per avere dei benefici di immagine. Sarebbe stato assolutamente stupido. Avessimo investito 1 milione di euro in pubblicità, dal punto di vista dell'immagine ci avremmo sicuramente guadagnato di più.